Milano, 6 maggio 1891. C'è un grandissimo fervore e movimento attorno al Palazzo di Brera, dove sta per inaugurarsi la prima Triennale Internazionale dell'Arte. È una triennale internazionale, non sarà più come le esposizioni precedenti a cadenza annuale e per la primissima volta attorno al neonato Stato italiano convergeranno critici d'arte, galleristi, espositori, semplici curiosi, appassionati, tutti interessati di sapere e di vedere finalmente quale sarà il nuovo corso della pittura internazionale. La nuova pittura, che si configura come una rivoluzione tecnica importantissima, è la nascita del divisionismo, che qui vediamo rappresentato per la primissima volta in un'esposizione di respiro internazionale. Una tecnica che ruotava tutto attorno a una disposizione scientifica del colore. Piccoli filamenti, filamenti molto fluidi di colore, disposti in tonalità sempre più pure, in maniera tale da far risaltare un colore che, come vediamo anche in quest'opera stessa, emerge dall'interno della tela. Tra gli espositori, Gaetano Previati, 38enne, ferrarese, con già una bella carriera alle spalle, ma come sempre accadeva alla prima di un'esposizione nazionale o internazionale che fosse, con quella sorta di emozione, quel brividino lungo la schiena che gli faceva ricordare anche il perché si presentasse ogni volta a questo tipo di rappresentazione, di manifestazione. Gaetano Previati ha un'idea ben precisa in mente. Lui ha acquistato questa tela enorme nelle dimensioni, 4 metri di larghezza per 1,70 di altezza. L'ha acquistata 8 mesi prima e da quel momento non ha fatto altro che pensare a come avrebbe potuto riempirla, come avrebbe potuto decorarla. La sua paura più grande è che la nuova tecnica divisionista oscuri il concetto che lui invece ha in mente di rappresentare e di raccontare, che tutto il mondo della critica si concentri sull'apprezzamento o meno di questo nuovo modo di sistemare il colore sulla tela stessa. Lui invece un'idea ce l'ha, un'idea che gli frulla in testa da un po', perché pochi mesi più tardi, alla fine di agosto di quel 1891, Gaetano Previati diventerà padre e vorrebbe proprio usare questa tela enorme, larghissima nelle dimensioni, proprio per raccontare questo evento, per raccontare il suo sentimento di padre di fronte a una nascita, di fronte a una nuova vita imminente. Sta pensando a come raccontare la maternità, che è uno dei concetti più utilizzati e più noti nel mondo e nel mercato dell'arte, fin dal lontano paleolitico. E vorrebbe non ricorrere al consueto tema religioso, vorrebbe non ricorrere all'ennesimo episodio mitologico, vorrebbe provare per la primissima volta a raccontare un simbolo, a raccontare un'idea, a dare una fisionomia ad un concetto. E allora eccolo, il risultato e l'esito. Una giovane madre che si china, amorevole, tenera, su questo piccolissimo bambino, alle sue spalle, da dove arriva la luce più importante, più imponente, un semplicissimo melo con questi frutti ben in evidenza, tutto intorno una schiera di angeli, davanti a loro semplicemente un manto erboso, tra cui spiccano iris e gigli, simbolo di purezza e simbolo di candore. E di fronte a questo tipo di soggetto, Gaetano Previati ne è convinto, non ci sarà polemica che tenga. Il risultato era quello che lui sperava di vedere rappresentato e realizzato sulla tela, il concetto di maternità.